Buonasera e benvenuti alla quinta puntata del quarto anno del nostro viaggio nella bellezza. Siamo all'interno della Pinacoteca Nazionale di Siena, che è l'assoluta protagonista di questo nostro quarto ciclo. E il narratore di questa nostra quarta serie è il direttore della Pinacoteca, Axel Emery. A me, come dire, io faccio questo percorso di avvicinamento all'opera prescelta perché chi ci ha seguito finora sa che in ogni puntata raccontiamo un'opera e il suo autore. Io mi avvicino all'opera camminando fra un Simone Martini di qua e un Simone Martini da quest'altra parte come se niente fosse, ma questa è la bellezza della Pinacoteca, perché in ogni sala c'è un punto di riferimento importante della storia dell'arte senese e soprattutto della bellezza. Direttore Axel Emery, grazie ancora di essere con noi e ci racconti l'opera che ha scelto stasera. Allora, l'opera scelta è l'Adorazione dei Magi di Bartolo Diffredi e lì continuiamo questa esplorazione del dopo peste, della fine del 300. Si tratta di un'opera molto spettacolare, ovviamente per le sue dimensioni, ma anche per la sua ambizione narrativa, perché comunque l'idea di presentare l'adorazione dei magi attraverso un paesaggio sterminato significa voler trasportare il pubblico e far condividere questo viaggio mistico dei magi all'incontro del bambino Gesù, e il pittore ha questa ambizione di far capire la vastità del mondo, l'importanza del viaggio, e ovviamente questa immagine è anche molto importante per i suoi paesaggi, paesaggio diciamo di campagna e anche paesaggio urbano, e tra queste due città immaginarie, ideali, ce n'è una che somiglia un po' a Siena, che ha dei particolari che evocano Siena, come questa architettura di marmo che evoca il Duomo di Siena, ovviamente. È davvero una narrazione splendida anche per la presenza di questi tanti cavalli che ovviamente nella nostra città sono sempre in primo piano rispetto all'attenzione che crea, insomma, trovarli appunto in un'opera d'arte come questa. Però non è lì probabilmente il focus di questa importante opera d'arte, l'Adorazione dei Magi, e quindi siamo appunto in questa parte sotto dove ci sono i magi e la Madonna con il bambino, che è insomma la parte devozionalmente almeno più importante. Sì, allora si nota pure che i tre magi sono bianchi, quindi non siamo ancora arrivati a questa raffigurazione di un re mago nero che avverrà un po' più tardi, l'artista è molto bravo, diciamo, nel riuscire a conciliare l'immagine della moltitudine e anche di far uscire ovviamente i protagonisti, la Sacra Famiglia, i Re Magi, e di creare questa monumentalità in primo piano. Ed è un'opera che anticipa le ricerche del gotico internazionale, e ovviamente c'ha tante opere che svilupperanno ulteriormente quest'idea, come più tardi nel 400 Benozzo Gozzoli o Gentile da Fabriano. Però siamo agli albori di questa riflessione sul macrocosmo e il microcosmo, cioè sul fatto di passare dal particolare raffinato alla monumentalità. Bene, adesso andiamo al primo momento musicale. Abbiamo ancora Giulia Rimonda, violinista, abbiamo sentita nella scorsa puntata. Giulia Rimonda. Thank you.
Ecco, direttore, abbiamo sentito Giulia Rimondo al suo violino, veniamo così ai tocchi, alla musica quasi che esce anche da questa splendida opera d'arte. A me colpiscono molto, devo dire, cose penso marginali, come l'espressione degli animali, ma questo cagnolino qui fra... cioè ne vogliamo parlare, uno sguardo che parla, insomma, no? No, c'è un'attenzione agli animali, però allo stesso tempo... come se l'artista non fosse tanto abituato a vedere animali, perché c'è comunque una specie di meraviglia davanti alla diversità della creazione che ci sembra molto, molto commovente. Sì, una specie di bassotto con uno sguardo umano che è un particolare, però ci sono anche cammelli, c'è comunque una ricerca... E c'è questa interazione tra questi uomini e gli animali che si guardano a vicenda. Lì c'è uno scambio di sguardi con dei cavalli quasi umani che ovviamente è molto strano. La cosa interessante di questo, di questa grande opera è che comunque non si sa bene per quale contesto è stata commissionata. Sembra molto strano per un'opera così importante e non si sa neanche bene quale fosse il suo aspetto di origine. Ci sono state varie ipotesi per delle predelle, però non c'è un'idea ben precisa dell'aspetto quando l'opera era integra. Ecco, fra le cose che colpiscono c'è, come dire, la ricchezza di queste vesti dei magi che fra l'altro hanno, mi pare di capire, anche dei paggi, dei servi al seguito che reggono i loro cappelli probabilmente. Sì, lì siamo proprio un po' agli albori di una pittura di corte, cioè anche se ovviamente il contesto senese non è quello della pittura di corte, però comunque lo sviluppo di quest'arte del gotico internazionale sarà un'arte molto aulica e questi re magi sono pure dei re, cioè nel senso vestiti in modo molto prezioso, con dei regali preziosi e quindi c'è questo senso... proprio del particolare di lusso che è una cosa tipica di quest'arte internazionale della fine del Trecento. Ecco, noi torniamo alla musica con un nuovo brano, e qui siamo davvero a un brano entusiasmante, interpretato in modo magistrale da Giulia Rimonda. Stiamo parlando dell'intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Thank you.
Ecco, direttore Emeri, torneremo poi alla musica più avanti nella parte conclusiva della puntata, ma parliamo ancora di Bartolo Diffredi. Ecco, come parla lui ai grandi senesi precedenti, ai Lorenzetti, a Simone Martini, a Duccio di Boninsegna? Allora, c'è una parte di fedeltà ovviamente alle radici e c'è comunque questa evoluzione appunto più aulica che segnalavo, che fa sì che comunque è un artista di transizione che non è così ancorato in modo servile al passato. Poi c'è anche il fatto della trasmissione. Allora, si credeva prima che fosse il padre di Taddeo Di Bartolo, che non è il caso, ma invece il padre di Andrea Di Bartolo. Quindi ci sono anche logiche ereditarie, e quindi siamo comunque in una linea di grandi pittori senesi, perché ovviamente col figlio si entrerà proprio nel 400 e questa pittura senese tra fine 300 e 400 certo c'ha dei segni di fedeltà al passato, perché questo passato è stato grandioso, però c'ha anche una vera linea direttrice, un vero stile specifico, e quindi non si deve parlare sempre di tradizione arcaica, si parla di arte di transizione. Bene, allora quest'opera bellissima, abbiamo fatto, come dire, dei contrappunti musicali, e l'ultima parte del concerto di Giulia Rimonda, stavolta il musicista è Elgar, Edward Elgar, e sempre lo splendido violino di Giulia Rimonda. Thank you.
Bene, direttore, siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione. Un accenno però vorrei farlo oggi che, come dire, questa è la prima puntata del mese di novembre e sono già, insomma, passati più di 2 anni, se non vado errato, dal nuovo status della Pinacoteca. Ecco, che primo bilancio possiamo fare? Ma il bilancio di esistere con una vera personalità a tutti i punti di vista, cioè di poter fare pubblicità come Pinacoteca Nazionale, di poter proprio esistere nel concerto dei musei internazionali come un museo indipendente, e questo non ha prezzo. E ovviamente stiamo guardando i nostri predecessori, e io direi che il museo che forse ci somiglia e a cui vorremmo anche somigliare come evoluzione è la Galleria Nazionale dell'Umbria, perché siamo un po' simili come importanza e come potenziale, sicuramente siamo almeno allo stesso livello. Fra l'altro, appunto, la direzione di Marco Pierini, senese della Galleria Nazionale dell'Umbria, è stata spesso caratterizzata da grandi mostre. Ricordo l'ultima del Perugino, ovviamente, prima della conclusione del mandato di Marco Pierini, e questo aspetto espositivo, come dire, ha bisogno forse di una maggiore concertazione a Siena, che ha una grande università con grandi storici dell'arte, che ha il Duomo, che ha il Santa Maria, che ha la Pinacoteca. Qualcosa tutti insieme potremmo pensarlo. Ma tutto prima si è fatto insieme, quindi esatto. Tutto tornerà a farsi insieme. Noi in Pinacoteca abbiamo degli spazi abbastanza ridotti, faremo dopo la ristrutturazione, faremo delle mostre, però che saranno delle mostre dossier un po' più limitate, diciamo, però parteciperemo a tutte le mostre importanti che saranno fatte sul territorio con vari interlocutori, e a me mi sembra che adesso ci sia una buona volontà di tutti, a partire dal Comune di Siena, per comunicare, per mettersi attorno a un tavolo per parlarci. Anche, insomma, le splendide mostre su Duccio di Boninsegna e Ambrogio Lorenzetti sono lì a testimoniare che è la strada giusta, insomma. Certo. Grazie al direttore Axel Emery. La prossima settimana ci sarà una bella iniziativa dedicata ai bambini e dedicata a un oggetto che i bambini hanno particolarmente caro, le figurine, che sono connesse alla Pinacoteca Nazionale di Siena. Noi ci salutiamo e ci vedremo la prossima settimana.